Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2022. Video speciale per il raggiungimento dei 6.000 iscritti, grazie a tutti ragazzi. Stiamo diventando una delle community italiane emergenti che tratta PES più commentate e più guardate d'Italia. Quindi ragazzi, è tutto merito vostro, grazie mille, continuate così, adesso puntiamo a traguardi più alti. In questo video parleremo di licenze ufficiali, infatti ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la Juventus e i football. Non vi voglio dire nient'altro, quindi se vi interessa l'argomento guardate tutto il video. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Games SD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. È un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità fatelo. Un'altra cosa molto importante da fare è seguirmi su Instagram. Infatti tramite il mio profilo Instagram potrete rimanere aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo di football, FIFA, UFL e goals prima ancora che vengano pubblicati i video qui su YouTube. Quindi mi raccomando, seguitemi perché ho bisogno del vostro supporto anche su Instagram. Il profilo è simoplay97, ma trovate anche il link in descrizione. Eccoci qua ragazzi, profilo ufficiale di Renan Galvani. Infatti anche questa volta l'indiscrezione proviene da Renan Galvani. Per chi non lo conoscesse, uno degli influencer più quotati al mondo, ovviamente per quanto riguarda PES, per quanto riguarda i football, ma in generale anche per quanto riguarda gli altri giochi calcistici, con una percentuale di successo in ciò che dice molto molto elevata. E lui fa proprio questa ipotesi in un suo tweet. Penso che a giugno faremo il rinnovo della licenza, lo scopriremo. Ovviamente il tweet è in portoghese, tradotto in italiano dal traduttore di Twitter, quindi va un po' interpretata la traduzione. Il tweet continua dicendo: il più improbabile è della Juventus, quindi il più improbabile, il rinnovo più improbabile è quello della vecchia signora per l'addio di CR7. Ovviamente la Juventus ha subito un duro colpo a livello di immagine, almeno per quanto riguarda i videogiochi sportivi, con l'addio di CR7. Ma anche se le trattative per il rinnovo sono già in corso, i soldi di Konami sono alti per il club, cioè comunque offre tanti soldi. Vuole sottolineare, come già detto, che in ogni caso Konami ha un sacco di soldi, quindi le offerte della casa nipponica possono sempre far gola a qualunque club. Ad esempio c'è anche un utente che nei commenti gli dice: c'è ancora chi difende i football, cioè una cosa del genere. Questi grandi club torneranno ad essere partner di football vedendo questo gioco tremendo per la grafica ingiocabile, in quanto tutto il mondo critica i football. E Renan risponde dicendo: i club vogliono i soldi, vogliono il cash, amico. A nessuno importa del gioco. Cioè ragazzi, a voi davvero credete che i grandi club importa il gioco? Potrebbe essere anche un gioco per cellulare schifosissimo, ma se gli offrono 200 milioni di dollari, per dire una cifra X, una cifra golosa X, il club andrà, perché sono un sacco di soldi. Cioè alla fine ai club interessano i soldi, non interessa il gioco. Comunque, come già detto, secondo Renan Galvani, secondo lui, quindi sono solo sensazioni di Renan, la Juventus potrebbe non rinnovare con i football. E quindi ragazzi, di conseguenza potremmo pensare anche a un panorama diverso in termini di licenza, quindi una Juventus che torna in FIFA 22 avrebbe anche senso, perché comunque ha i diritti della Serie A a quasi tutte le squadre ufficiali. Si vocifera che in primavera, io ho portato anche un video sull'argomento, dovrebbe arrivare sia sui football che su FIFA la Serie C, e quindi su FIFA inseriranno anche una Serie B fasulla, e quindi avrebbe senso avere Serie A, Serie B e Serie C con la Juventus in Serie A, perché è uno dei club più importanti. Sì, ne mancherebbero comunque parecchi, come il Napoli che passerà solo a di football dal prossimo anno, come la Roma, come la Lazio, come l'Atalanta, però comunque la Juventus è un club molto importante da avere nel roster dei team partner. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, fatemi sapere se secondo voi questa ipotesi potrebbe essere realistica.
perché ricordo si tratta solo di un'ipotesi fatta dal buon Rena, non c'è nulla di ufficiale, non c'è nulla di certo. Fatemi sapere se secondo voi la Juventus alla fine passerà ad un altro videogioco oppure resterà sui football 2023, in questo caso perché si tratta del prossimo eFootball ovviamente. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi! Words to my actions.